Diciamo, quello che volevo appunto precisare è che in queste due giornate il nostro intento non è tanto quello di dare tante nozioni, ma tre cose che sperimentiamo insieme. La prima cosa che secondo me era importante sottolineare è questo rapporto tra il gruppo e le risorse, cioè nel senso che molto spesso e secondo me poi questo è un valore molto importante per il momento storico in cui noi siamo, in cui abbiamo una scarsa possibilità di ricevere risorse, quindi dobbiamo necessariamente fare affidamento alle risorse che noi possediamo per poter far decollare comunque dei progetti, mettere insieme risorse nostre con risorse che ci possono in qualche modo dare. E quindi si tratta di scovare queste risorse all'interno del gruppo degli animatori, dei progettisti, degli educatori. Il primo punto. Secondo punto è quindi valorizzare ciò che si ha piuttosto che pensare che in qualche modo se avessimo quell'altra cosa potremmo fare. E quindi in questo senso, in questo momento storico per me è molto importante questo veloce giro che abbiamo fatto, che è di precisazione di quali sono le dotazioni che noi possediamo, perché questo ci aiuta anche, magari poi andando avanti ne scopriremo delle altre e quindi ci potremo arricchire, però in questo momento dobbiamo dire partiamo da ciò che abbiamo. Ora, a questo punto entriamo nella fase della ricognizione del territorio, cioè nel senso che noi ci stiamo immaginando di fare un'azione in maniera specifica su questo territorio qua, quindi di questo territorio. Individuiamo il primo punto nel nostro bilancio di risorse, ovviamente diventa per noi cruciale partire da chi conosce questo territorio, quindi la risorsa principale è chi è a conoscenza o perché ci abita o perché ci ha lavorato o perché quindi che possiede delle conoscenze anche se di diverso tipo sul territorio. Quindi noi ci divideremo in tre gruppi di ricognizione, cioè in tre gruppi che avranno il compito di effettuare una analisi del territorio, perché per definire quale obiettivo deve avere il nostro progetto ovviamente dobbiamo capire quali sono i bisogni, le criticità che sono presenti all'interno di questo contesto. Quindi dobbiamo in qualche modo fare questa parte di ricognizione. Noi abbiamo individuato i tre, coordinatori, capofila di questo, di questo gruppo di ricerca. Pensiamo a Ada, Sor Luigina e Catiuscia. Loro, quindi le chiediamo i tre luoghi dove poter lavorare quali sono? Ok, quindi un gruppo lavorerà con Sor Luigina, un gruppo con Ada e un gruppo lavorerà con Catiuscia. Poi, insieme abbiamo altri conoscitori che sono Loredana, Toni e Carla, no? Che conoscono questo territorio. Vabbè, comunque. Ok, questi tre faranno parte del gruppo, quindi Toni andrà con Ada, Carla andrà con Sor Luigina e Loredana andrà con Catiuscia. Quindi abbiamo in questo momento iniziato a ricollocare nei tre gruppi questa risorsa che diventa importante ai fini dell'azione. Poi abbiamo scrivere progetti e progettare. Ovviamente diventa anche questa una risorsa importante quando poi ogni gruppo dovrà individuare che tipo di progettualità mettere in campo. E quindi ne abbiamo, se non ho scritto male, Valentina, Aldo, Franca e Maria, no? Ci siamo? Ci sono altri? No. Ok. Allora,
qui ci distribuiamo, Valentina può andare nel gruppo di Ada, Aldo può andare nel gruppo di Katiuscia, Maria nel gruppo di Sorrigina e Franca può andare nel gruppo di Sorrigina. Ok, ricordatevele voi le vostre collocazioni, no? Poi, conoscenza della città nell'angelo. Angelo può andare nel... Dov'è il gruppo in cui non ci sono ancora dei maschi? Capofila, si possono segnare i nomi, per piacere? Allora, proviamo a segnare. Per adesso, il gruppo di Ada, chi c'ha, chi c'ha lei? Allora, il gruppo di Ada c'ha Tony. Valentina, poi lei c'ha? Io, Loredana e Aldo. Non li ha scritto. Allora, Sorrigina ha Carla. Carla, poi ha? Franca. Scusate, però allora, Valentina con chi è? Con Ada. Con Ada. Aldo? Con Katiuscia. Maria? Con Sorrigina. Con Sorrigina e Franca? Scusa. Allora, ripeto un attimo. Ecco. Allora, chiederei, scusate, chiederei ai coordinatori del gruppo di segnarsi i nomi, perché sennò io non è che mi... Non ho la... Maria se n'è andata? Sì, e anche Loredana. Ma dove sono andate? Loro torneranno. Va bene, poi Angelo lo metti a... Allora, quindi allora, Valentina con chi è? Con Aldo? Maria? Ok, Franca? Allora le assegno io. Ricominciamo da capo. Valentina abbiamo detto che è con Ada. E l'abbiamo messo. Aldo l'abbiamo messo con Katiuscia e Maria l'abbiamo messo con Sorrigina. E Franca la mettiamo con Sorrigina, appunto. Che non sono io. No, lei è Maria Franca. Angelo, conoscenza contesto della città. Chi è che ha il gruppo in cui non c'è un maschio? Sorrigina. Animazione sociale spazio. Tony ce l'abbiamo, in più abbiamo Serena. Serena la mettiamo. Chi è che? Voi quanti ne ha lei adesso? Io soltanto Tony e Valentina. Due, lei? Solo due. Due e lei? Tre. Quattro, non importa. Quindi con Katiuscia. Con Katiuscia. Poi, teatro, prosa, danza, linguaggio del gesto, abbiamo Carla, che sta già, Katiuscia già, e poi Ada, ce l'abbiamo tutti collocati. Poi abbiamo capacità di coordinamento, relazione, qui ne abbiamo una Angela, è stata collocata Angela? La prende Ada. Poi Franca abbiamo già collocato, Aldo, ce l'ho già, Ada ce l'ho già, Alessandra? Quello fa parte della Alessandra, sì. Quindi lei si mette con, va bene con, ah, con Katiuscia. Poi abbiamo Veronica. Com'è la situazione? Ah, ok. Donatella. Sorrigina. Poi, organizzazione eventi. Facilitatori e attivatori di energie. Torna. Abbiamo Maria Elena. Giusto? La facilitatrice di energie. Loredana l'abbiamo già messa e poi c'era un'altra, organizzazione degli eventi dei matrimoni, come si chiama? Mariella, chi è che vuole? Torna? Vediamo le situazioni, lei ne ha? 4? 5, quindi
mi interessa un'organizzazione. Matrimonio va bene. Poi abbiamo Luisa. Chi è che non è stato ancora collocato? Loro. Due, voi due non siete stati collocate. E che cosa, che competenze avete? Con Katiuscia. E Laura può andare con Sor Luigina. Allora, siete tutti collocati? Tutti sono tutti collocati. Benissimo. Sì, il gruppo resta qua e gli altri due possono andare gli altri. Allora, ora, che cosa questi tre gruppi devono fare? Ora, noi abbiamo, il gruppo deve sostanzialmente, siccome noi dobbiamo immaginare, stiamo chiaramente immaginando di progettare un'azione di animazione sociale, di rigenerazione del territorio all'interno di questo quartiere, e quindi diventa importante la progettazione sociale a che fare con le risorse che si hanno a disposizione, ma allo stesso tempo a che fare con il contesto dove, diciamo, l'azione si deve costruire, perché ogni contesto ha una sua specificità, una sua particolarità, una sua diciamo storia, una sua caratteristica. Allora, per andare a capire in questo senso che quindi dobbiamo partire dalle risorse, questo non scrive, risorse, che in questo caso noi abbiamo, diciamo, più analizzato le risorse un po' soggettive del gruppo. Ora dobbiamo andare a vedere il contesto storico, sociale, economico, dove l'azione si deve colloca, e poi i problemi e gli obiettivi. Cioè dobbiamo poi andare a individuare su quali problemi noi vogliamo lavorare e quindi qual è l'obiettivo che noi ci immaginiamo rispetto a questi problemi. Ovviamente, io qui ho scritto risorse oggettive, in un ambito di progettazione sociale non abbiamo solo risorse oggettive, ma potremmo dire che in questo momento abbiamo delle risorse materiali che abbiamo a disposizione, quindi noi parliamo di risorse soggettive, risorse materiali, risorse economiche e finanziarie e risorse sociali. Cosa si intende? Allora, ovviamente risorse soggettive del gruppo è quel lavoro che noi abbiamo fatto. Io sostengo che in questo momento storico è molto importante capitalizzare ciò che si ha a disposizione come soggetti. D'altra parte anche, diciamo, in questo senso il filone dell'animazione sociale, come richiamava prima Roberto, nasce all'interno di contesti anche di povertà dal punto di vista delle risorse economiche e finanziarie. Quindi faceva tesoro di ciò che i gruppi, mettendosi insieme, riuscivano a sprigionare in termini di risorse, no? Quindi, come dire, erano, diciamo, l'animazione nasce, come diceva appunto Roberto, in contesti sociali animati, attraversati dalla povertà, ed è evidente, quindi si faceva molto affidamento sulle competenze, le conoscenze che ciascuno ha, che mette a disposizione. Quindi, come dire, allora, ecco perché diventa importante questa esplorazione di risorse soggettive del gruppo. Attenzione, risorse soggettive, come abbiamo visto, di qualsiasi natura essa sia, cioè quindi anche
organizzare gli eventi di matrimonio può essere in questo senso una risorsa in termini di capacità organizzative, di mettere insieme persone, di mettere insieme diciamo persone in un momento di eventi, di rito, che può essere anche quella una competenza importante. Il saper scrivere, perché comunque voglio dire dobbiamo fare un comunicato stampa, dobbiamo scrivere un articolo, dobbiamo scrivere un progetto. Il saper anche, qualcuno diceva, fare delle collanine, magari dobbiamo fare, che ne so, un laboratorio in cui coinvolgiamo i bambini. Cioè, quindi in questo senso partire dal basso nel senso delle competenze e delle risorse che ciascuno ha a disposizione. Risorse materiali sono, in questo caso, gli spazi dove siamo una risorsa materiale, cioè il fatto che in questo caso per noi l'essere qua, avere a disposizione in un certo senso altri spazi dove poter lavorare, l'avere a disposizione delle tecnologie, l'avere a disposizione noi come docenti. Quindi sono in questo caso, nell'ambito progettuale, tutto ciò che è di concreto poi possediamo in termini di ovviamente. Se non possedessimo questo spazio fisico dovremmo immaginare un altro tipo di progetto. Se non possedessimo la possibilità, vedremo come dei cellulari, non potremmo fare la ricognizione che vi volevo proporre. E così. Quindi diventa anche quello, diventa molto importante questa dimensione delle risorse materiali. Che diventa, farne un bilancio ci aiuta anche quello a capire poi in prospettiva che tipo di azioni vogliamo mettere in campo. Risorse economiche e finanziarie, è il tasto dolente in questo momento delle progettazioni sociali, cioè quale risorse economiche e finanziarie che abbiamo a disposizione, sia per in questo senso pagare gli stipendi, una remunerazione ai professionisti, ma anche per organizzare degli eventi abbiamo bisogno di risorse economiche e finanziarie per comprare dei materiali, per pagare dei professionisti e così via. Risorse sociali cosa sono? Sono praticamente oltre a noi, se pensiamo che ci siano altre persone che possiamo coinvolgere, ci sono altri gruppi che in qualche modo pensiamo che abbiano un interesse, se ci sono delle, diciamo, imprese che possono, per esempio, come diceva lei prima, di questo, delle macchine fotografiche che sono state, quella è una risorsa sociale, cioè un'azienda che fabbrica macchine fotografiche, che poi ha messo a disposizione delle macchine fotografiche e poi le ha regalate. Queste fanno negozianti che sono sensibili alla qualità della vita del territorio, i vigili, cioè tutto quello che nel contesto sociale può essere una risorsa per attivare dei progetti. Questa è una risorsa, secondo me, molto importante, perché in un certo senso crea un rinforzo maggiore alle risorse di cui noi diciamo abbiamo come dotazione iniziale. Allora, per esempio, su questa parte delle risorse sociali diventa importante andare a scovarle, perché molto spesso le risorse sono laddove noi pensiamo che non ci siano. Le risorse sociali sono risorse che vanno un po' intuite, vanno scovate, vanno in qualche modo anche, che apparentemente sono le cose più banali, in realtà poi magari costituiscono un'opportunità. Cioè, per esempio, questa cosa che mi raccontava lei delle macchine fotografiche, non so, di questo progetto che hanno fatto qua, insomma, è stata una risorsa preziosa sia per aver realizzato questa mostra, ma anche poi per il gesto anche simbolico che ci sta dietro. Quindi diciamo, questo diventa importante queste risorse. Ecco. Il punto del contesto, quello che inizieremo adesso, ovviamente, finisco lo schema, problemi, obiettivi, azioni. No? Questo è il punto poi che dovremo arrivare domani. Ovviamente per
capire quali azioni dobbiamo analizzare il contesto dove noi ci immaginiamo l'azione. Allora, qui noi ci divideremo in tre gruppi e avrà il compito di fare una ricognizione su che innanzitutto quale tipo di contesto è, cioè nel senso dovete immaginare che l'interlocutore, in questo caso siamo io e Roberto, che non conosciamo nulla del quartiere Paolo VI e quindi dovete farci capire che contesto è. E vi chiediamo di aiutarci a capire che tipo di contesto è facendo una discesa sul campo. Quindi attraverso i cellulari vi chiediamo di fare delle fotografie, di fare delle riprese o delle interviste, quindi in qualche modo una ricognizione diretta sul territorio. E quindi voi adesso, dopo l'intervallo, avete mezz'ora a disposizione per progettare questa discesa sul campo. Quindi, come vi dicevo, noi qui facciamo una simulazione, non è che... però, quindi il tempo è molto ristretto. Mezz'ora per decidere come aiutarci a capire in che contesto siamo. Ovviamente capire in quale contesto, non nel senso descrittivo, cioè nel senso di dire siamo a Taranto, 2000 abitanti, ma una ricognizione che è già orientata a capire su quali problemi vogliamo lavorare. Cioè, lo spiego meglio, una ricerca, una ricognizione nell'ambito, cioè una ricerca, un'analisi del contesto, nell'ambito della progettazione sociale è sempre un'analisi che è finalizzata all'azione, quindi è sempre un'analisi, cioè non ci interessa un'analisi sociologica, analitica, descrittiva di quanti abitanti, quali problemi, ma ci interessa un'analisi qualitativa per, diciamo, perspicace, cioè che ci aiuti a cogliere quelle caratteristiche per noi significative ai fini dell'azione sociale. Facciamo un esempio, fossimo a Torino, nel quartiere Vanchiglia, che è in un certo senso un quartiere dove abito io, se dovessi dire qual è la caratteristica principale di Vanchiglia, è che è un territorio molto abitato da studenti universitari, che c'ha il problema che, voglio dire, dal lunedì al venerdì è molto popolato, sabato e domenica non c'è nessuno. E quindi, come dire, è un quartiere che vive momenti di socialità diversa e anche di popolazione. Questo causa poi tutta una serie di problemi di convivenza della popolazione all'interno del territorio. Quindi questa era una caratteristica. Un'altra caratteristica è che è un territorio, una zona abitata da molti, molti locali, perché essendo turisti vicino... un locale studentesco, c'è cioè una zona di studenti in centro, quindi fa tutto un mix, e quindi un territorio molto ricco di opportunità, diciamo, di svago, di divertimento, ma in realtà un quartiere molto povero dal punto di vista della socialità più qualitativa. No? Ecco, non la faccio lunga, per dire quindi che la ricognizione è sempre una ricognizione orientata all'azione, a quello che per noi è più significativo, a quello che per noi è più emergente, a quello che per noi è più evidente. Non so se riesco a rendere l'idea. Cioè non è tanto dire 3.000 abitanti, questi problemi, cioè, ma è evidente che quindi è una ricognizione molto selezionata, molto circoscritta. Allora, qui noi vi chiediamo in mezz'ora di decidere che cosa si vuol far vedere, e quindi ecco perché diventa importante che nei tre gruppi ci siano le persone che conoscono il territorio, che cosa è importante far vedere, far riconoscere, e in questo caso noi facciamo vedere, facciamo riconoscere attraverso una discesa diretta sul campo, cioè interpelliamo direttamente il contesto, il territorio, a raccontare, a dire
ciò che per noi diventa significativo. Allora, questo, diciamo, è un aspetto anche importante che, quindi, nell'ambito della progettazione sociale diventa importante un bilancio delle risorse e l'analisi del contesto, un'analisi del contesto che è sempre orientata all'azione, ma c'è sempre un'analisi del contesto che già attiva i cittadini destinatari della nostra azione. Quindi diventa molto importante già nel momento in cui noi facciamo la ricognizione il coinvolgimento del territorio, del luogo in cui noi andremo ad agire. Questo perché diventa importante per due motivi. Il primo motivo è perché sono loro che ci devono raccontare, perché i nostri racconti sono racconti filtrati da quello che sono i nostri valori, le nostre idee, i nostri eccetera eccetera, quindi dobbiamo rendere loro gli attori principali del racconto, ma allo stesso tempo sono loro che devono già diventare protagonisti. Perché? Perché quando noi immagineremo l'azione, loro costituiscono una risorsa importante ai fini dell'azione. Nel senso che noi potremmo poi invitarli a far parte alla progettazione poi operativa concreta, ma questo poi lo vedremo dopo. Ora, per cui, che cosa la ricognizione? Quindi avete a disposizione mezz'ora. Io avevo appunto proposto di utilizzare i cellulari, ci diceva che se ne posso, e questa è stata una risorsa materiale che non abbiamo. Rispetto ai 5 cellulari, come sono nelle collocazioni dei gruppi? Sono almeno un cellulare per gruppo, c'è almeno? Sì, anche più di uno. Sono cellulari. Un cellulare che hanno, perché diciamo, ci dovrebbe essere sono cellulari che poi hanno la possibilità di poter essere. Sì. Hanno il cavetto perché poi dopo dovremo vederlo. Direttamente a. Allora, quindi abbiamo mezz'ora in cui pianificate, progettate che tipo di ricognizione. Poi avete mezz'ora in qualche modo per riprendere e poi ci troveremo tutti quanti insieme, quindi poi l'analisi di quello che è stato ripreso. Ovviamente vi chiederei di riprendere non più di 10 minuti, quindi dovete anche decidere cosa riprendere. Tieni Roberto. No, adesso facciamo l'intervallo. Poi dopo l'intervallo. Facciamo l'intervallo adesso. Poi dopo l'intervallo ci troviamo, facciamo mezz'ora e. Sì, appunto. No, era solo per essere sentito là. No, ma tanto appunto, non. Così sta più comodo. Grazie. Magari gliel'appoggio qua. Sì, certo. Ma sì, a partire dalle cose che sono state dette questa mattina, volevo soltanto fare. Alcune sottolineature, no? Nel senso che prima veniva detto che appunto il discorso del bilancio delle risorse nella progettazione sociale è spesso sottovalutato. Veniva richiamato il discorso appunto che quando noi lavoriamo in questi ambiti sono molto presenti le dimensioni del desiderio, le dimensioni dell'idealità. Volevo condividere con voi una cosa carina che ho sentito l'altro giorno a una conferenza, che dove appunto venivano messe insieme la parola desiderio e la parola disastro, e che appunto è una cosa che mi è venuta in mente proprio a partire dalle cose che sono state dette questa mattina, nel senso che sia desiderio che disastro condividono nell'etimologia la dimensione delle stelle, nel senso che desiderio è composto da de. E,
Sidera, che sono le stelle, e anche disastro è composto da dis e la parola appunto astro, che sono le stelle. E, appunto, mi veniva in mente questa associazione interessante che ascoltavo al convegno, perché appunto il desiderio e quindi le dimensioni dell'idealità sono dimensioni da maneggiare con molta cura, nel senso che spesso ci spingono a fare il passo più lungo della nostra gamba, e così i desideri spesso finiscono in disastri. E spesso vediamo che appunto nel mondo del sociale, dove sono molto presenti queste dimensioni dell'idealità, il non fare i conti con un principio di realtà fa sì che appunto poi spesso le progettazioni magari si arenino o producono quella che in termine tecnico viene definito il burnout, no? Nel senso che c'è un eccesso di idealità e di motivazione che però poi non trova le gambe per realizzarsi, e questo genera frustrazione e quindi un senso di impotenza e un abbandono poi magari o una depressione. E quindi appunto questa dimensione del fare il bilancio delle risorse, come diceva appunto prima Francesco, appunto spesso sottovalutato, lui diceva dobbiamo tenere insieme i desideri con le risorse, e proprio per evitare che appunto queste dimensioni molto importanti nel lavoro sociale, che è il desiderio, non appunto diventi un disastro. Il secondo punto che volevo richiamare è appunto sull'attualità dell'approccio dell'animazione sociale, nel senso che appunto l'animazione sociale è un approccio, come veniva detto, che ha una storia antica, ma è caduto abbastanza in disuso, nel senso che non richiama quelle dimensioni di alta professionalità, non ha quello statuto scientifico, ma richiama più queste dimensioni movimentiste, quasi fosse una pratica così, un po' da praticoni, ecco. Mi sembrava invece interessante richiamare il discorso del momento storico che stiamo vivendo, che Francesco prima richiamava, nel senso che appunto sempre più oggi ciò che è importante che chi lavora nel sociale in qualche modo recuperi è proprio questo approccio dell'animazione sociale, nel senso che in una fase in cui le risorse non ci vengono date, non ci vengono più date come sarebbe necessario, è importante, come diceva prima Francesco, questo approccio dell'andare a valorizzare, scovare, mobilitare risorse, quindi non attendere che le risorse ci vengano date, ma questo movimento più proattivo e anche di riconoscimento di quelle che sono le risorse che un gruppo di persone ha. E quindi questo approccio dell'animazione sociale oggi, anche nel mondo dei servizi, nel mondo più strutturato delle professioni, è un approccio che appunto che viene richiamato con forza, e anche quando si dice che gli assistenti sociali, gli educatori, insomma, devono uscire un po' dagli ambulatori e recuperare quella dimensione più di laboratorio, quindi anche questo slogan dagli ambulatori ai laboratori, anche questo di oggi è un laboratorio dal basso, e in qualche modo richiama un po' più appunto questo passaggio dall'ambulatorio, che è un posto dove uno aspetta che vengano le persone, al laboratorio, che invece richiama una dimensione più di creazione, più di messa insieme dei saperi, dei voleri per attivare e mobilitare risorse. E così anche il discorso del contesto, no? Appunto veniva adesso detto il fatto che l'importanza di fare un'analisi del contesto che è orientata già a individuare l'azione, appunto il problema da trattare, perché in qualche modo poi il contesto, che sarebbero gli abitanti, le risorse presenti in un quartiere, in qualche modo poi nella fase della costruzione dell'azione diventa una risorsa da mettere in gioco. Ecco, mi sembrava anche importante questo passaggio, che in qualche modo è richiamato appunto dal momento storico che stiamo vivendo,
che il contesto non è più lo sfondo della nostra azione, come fosse uno spazio, una sorta di scena teatrale, no? Dove avvengono le cose, ma il contesto è parte stessa del processo dell'azione. E in qualche modo non è uno sfondo, ma è un appunto nella sua dimensione di, appunto, di risorse, di abitanti che popolano il contesto, è un qualche cosa che oggi è importante richiamare e mettere in gioco. E quindi, come le risorse appunto non sono risorse statiche ma vanno scovate, così anche il contesto è un luogo, non è uno spazio neutro, ma è un luogo appunto popolato da persone che hanno dei desideri, hanno delle speranze, hanno anche dei problemi, ma che possono appunto costituire una risorsa che può essere messa in gioco poi nella fase dell'azione e della definizione poi degli obiettivi. E quindi appunto questo approccio dell'animazione sociale e non penso sia un caso appunto che voi abbiate scelto di cominciare un po' il laboratorio con questo appunto mettendo nel titolo proprio, non è una cosa tanto scontata. Io non so quanti oggi in Italia avrebbero iniziato un laboratorio appunto partendo dall'animazione sociale. E io penso appunto che sia interessante, ecco, sottolineare anche l'intuizione che avete avuto appunto di quello che è oggi una transizione che è importante che anche le stesse professioni, che spesso si mascherano un po' dietro così il codice deontologico, dietro tutta una serie di apparati che alla fine rendono statica, no, la professione. E invece è importante, ecco, appunto questo approccio dell'animazione sociale, del rimettersi in gioco dentro i contesti insieme alle persone. Mi fermo qua. Allora, facciamo pausa fino alle 14:30, riprendiamo, dottor Francesco D'Angella ci diceva fino alle 15 di fare questa mezz'ora per pensare quale può essere il contesto e poi ci rivediamo qui in aula alle 15:30, giusto? Ok? Va bene. Buona pausa. Allora, dicevo che in questo momento nel guardare quello che riusciremo a guardare, poi anche le relazioni e i ricordi che abbiamo, il nostro ascolto deve essere orientato su due aspetti. Il primo, quali sono da questi racconti io sono più cruciali, le tecnologie. Prima come ascoltare queste riprese, a vedere quali sono nello stesso tempo anche quali sono le risorse che voi avete colto nel osservando, guardando, intervistando il territorio. Quindi, da un lato voglio dire quali sono i problemi su cui andare a lavorare, ma
una delle voci che avevamo messo era risorse sociali. Se voi avete, diciamo, in questo giro che abbiamo fatto, raccolto delle risorse sociali del territorio che possono essere utilizzate ai fini dell'azione sociale, ok? Quindi problemi e risorse che riscontrate. Possiamo andare a... Vedremo, sentiremo solo l'audio. Siamo già in scena. No, questo è un campo abbandonato, se può raccontare la storia di questo campo? Sì, questa è una struttura sportiva, come contratto di quartiere. E purtroppo è stato abbandonato, poi l'hanno riaggiustato, è stato di nuovo rotto, poi io con l'associazione mia abbiamo fatto la domanda per averlo in gestione, anche per i bambini e tutto, e purtroppo non ce l'hanno dato. Essendo stata l'unica associazione a Taranto a fare questa domanda, non l'abbiamo ricevuto. E chi deve dare a questo? Lo IACP, questa è proprietà IACP, cioè tutta questa zona. Tutta questa zona gli ACP. Ma gli hanno risposto perché no? In base alla 241. Per alcuni motivi non me l'hanno dato. Ma l'ha risposto, per legge l'ha risposto. Sì, no, mi hanno chiamato proprio. No, ma devono scrivere, le verba non scrivere. Ah no, non mi hanno dato niente. E invece lei riformi la domanda come per legge. Ma questo campo qua per cosa serviva? Il campo di calcio. Ma tuttora non ci va nessuno? Non ci può andare nessuno. Ah, non ci può andare? Come ci va? Oggi vengono, diciamo... I cani. Ma c'è un canile là? No, è una specie di canile. Gente che si crescono questi cani. E di chi sono questi cani? Di giorno. E lo usano come canile? Sì, ma non sono solo quei due cani, sono anche altri cani intorno, anche come situazione così. Quindi i cittadini non sono riusciti ad appropriarsi di questo spazio qua? La questione è che c'è, si dice, la delega, no? Hanno delegato sempre le istituzioni qua. Quindi le istituzioni, quando hanno visto che c'è da raffare, qua le votazioni, no? Quando riguarda quelle cose lì è importante che i cittadini venga interpellato con un dito di olio a cambio di voto. Cioè le promesse non si sono mai fatte per la socialità del quartiere, sempre per arraffare i voti e i finanziamenti, chi può usufruire di questi finanziamenti qua. So che durante gli anni 80 che hanno costruito queste cose è stato abbandonato, cioè doveva essere ristrutturato, ma non è stato molto, cioè ristrutturato in sé e dandolo al quartiere. Si sono costruiti quei calcetti, fanno parte della chiesa, però quelli sono privati, ti pagano. Sì, quello è fatto. Non c'è niente contro la chiesa, non è. Però quei calcetti si pagano e qui. Qui doveva essere pubblico, è una cosa, diciamo, popolare. Beh, ci sono altre domande che volete fare rispetto a questo spazio qua? Che cosa ne pensate voi di questo abbandono? Ci sta il pallacanestro, ci sta il calcetto. Dove questo? Cioè, no, ancora dobbiamo camminare ancora, non è solo lo campo di calcio. Quindi possiamo ancora andare, possiamo. Sostanzialmente. Proviamo a vedere. Però bisogna che si scarichi di nuovo. Solo che sicuramente ci sarà lo stesso problema del video. Si può sentire magari anche dal telefono. Si può sentire soltanto, si può sentire. Facciamo così, sentiamolo dal telefono, va? Se ce la fa il computer, sì. No, no, direttamente dal telefono. Provi a sentire, lo mettiamo al microfono vicino così si sente l'audio.
Emanuele, ma sentiamolo. Sentiamolo direttamente lì sopra e gli metto il microfono vicino, va? Quindi lasciamo perdere, diciamo. Cosa che non c'è, c'è proprio il destino avverso. Ok, no, quello è venuto male, l'altro due. Uno e due. Il destino è avverso. Ci mette poco questa? 2 minuti. 60 secondi. Però lo stavo mandando. Sì, ma devo vedere se non è capo. Perché a volte mi dà capo. Vabbè, lo vediamo un po'. No, intanto alla fine è l'audio che vogliamo sentire. Quanto c'è ancora? Se no non dobbiamo vedere 30 secondi, se no non dobbiamo vedere capovolto. Ok. Ma quello loro non c'è questo. Questo si può togliere perché non si capisce nulla. Sostanzialmente mettere su una colonna i problemi, le questioni, e poi abbiamo un'altra colonna risorse sociali e l'altra colonna risorse soggettive del gruppo. Quindi, sostanzialmente lo schema dovrebbe essere così.
Purtroppo, come vedete, adesso a me, diciamo, al di là dell'inconveniente di carattere tecnico, perché sarebbe stato l'idea che io ho dato adesso, se di prendere queste registrazioni e di farne un montaggio in maniera tale che il prossimo seminario che farete, non so chi di voi ci sarà, e siccome ci parteciperanno altri, siccome ci saranno altri docenti, può essere interessante partire da questa, diciamo, da un montaggio di tutti i pezzi, perché questo aiuta chi interviene, che viene da fuori, a contestualizzarsi, ma aiuta anche le persone che non hanno partecipato a queste due giornate di entrare nel tema, ma soprattutto dà un po' una continuità a questi moduli. Quindi magari il docente che verrà la volta prossima potrà proseguire, sicuramente iniziare il lavoro a partire da questa registrazione. Quindi quello che dobbiamo fare adesso, il Pennarelli, e con l'altra precisazione, vedete come dal punto di vista la progettazione sociale è una progettazione che purtroppo ha dei tempi molto elevati, come avete visto, cioè essendo una progettazione partecipata, dove diciamo dobbiamo sempre tenere presente che i problemi sociali devono essere sentiti per mobilitare energie, partecipazione, attivazione, e quindi molte volte l'animatore sociale per mobilitare il territorio deve fare tutto un processo di mobilitazione collettiva molto consistente, mobilitazione che spesso gli esterni, i politici, non riescono a vedere, perché tant'è vero che molti dicono ma tutto questo tempo per poi la montagna che ha partorito il topolino, si dice. Ma il problema è che, come avete visto, costruire un consenso sociale su un problema, una partecipazione sociale sul problema, implica tutta una serie di azioni, cioè il fatto che tra di noi come gruppo di animatori ci mettiamo d'accordo, il fatto che definiamo quali sono le risorse che abbiamo a disposizione e poi andiamo nel contesto. Allora il problema, dicevo, fare una ricognizione non è tanto una ricerca accademica, sociologica, ma è sempre una ricerca azione, cioè una ricerca che deve produrre delle azioni. L'azione fondamentale è il coinvolgimento. Facciamo un esempio: in proiezione vorrebbe dire che magari se decidiamo un'azione X, i soggetti che abbiamo intervistato, che abbiamo coinvolto, sono i primi protagonisti, i primi attori da coinvolgere nell'azione che abbiamo in qualche modo pensato. E quindi i tempi, diciamo, di altre, se si immagina una progettazione ingegneristica dove c'è uno che si mette a tavolino, pianifica, dà le direttive, le prescrizioni, e quindi poi dopo, voglio dire, ma che non è il caso della progettazione sociale, però se pensate che molto spesso quando si parla di pianificazione sociale, molti approcci ingegneristici agli interventi sociali sono degli approcci molto prescrittivi, poi dopodiché sono molto belli sulla carta e di fatto poi non si realizzano, no? Ci sono queste progettazioni molto pirotecniche con grandi fuochi di artificio, ma poi dopo vai a vedere, non c'è assolutamente nulla. Ora, proviamo in questo momento un po' a fare una sintesi. Quando si parla, ecco, un primo cardine, un primo orientamento è progettare nel sociale, cioè progettare nel sociale implica il fatto che i soggetti che ne fanno parte di questa progettazione siano coinvolti, non soltanto coinvolti nell'azione, ma coinvolti nella definizione del problema. Cioè nel senso che, per esempio, per me tutti questi cani mi produce un'orticaria, e quindi, ma per l'altro che vive qua, quello non costituisce un problema. Anzi, dà quest'idea di un ambiente di calore, di socievolezza, di cura. Quindi vedete che se per esempio per me ci sarebbe il piano togliere tutti i cani così dalla strada, per altri invece quello non costituisce problema, anzi senza i cani non sarebbe più un ambiente sentito come, diciamo, allora per quello molto spesso cioè i cittadini non è detto che vedono i problemi che vediamo noi come educatori, come animatori, come psicologi
Oppure non è detto che vedono i problemi come il politico vede dei problemi completamente diversi. Come avete visto, per il politico magari il fatto di avere un campo così abbandonato può non costituire un problema, mentre per noi, diciamo, chi si occupa di educazione e di animazione costituisce un problema. Quindi vedete che la prima questione grossa della progettazione sociale, cioè di interventi sociali di riqualificazione, generazione, è proprio quello di costruire collettivamente il problema, costruire collegialmente il problema su cui lavorare. Si dice che deve essere una conoscenza che attiva convergenze su ciò su cui siamo chiamati a intervenire. Se questa convergenza non c'è, voi capite che non attiviamo alcuna mobilitazione. E questa è la parte più complicata del lavoro, perché molte volte possiamo anche come operatori, come animatori, avere in mente dei problemi e delle azioni che sono per noi interessantissimi, ma per il territorio non lo è. E quindi, come dire, questo lavoro di costruzione del problema e dell'obiettivo è molto importante. Quindi noi in questo momento, quello su cui stiamo cercando di lavorare è quello di dire, bene, abbiamo fatto un primo lavoro di mappatura delle risorse soggettive, cioè noi come gruppo che cosa possediamo, e vedremo, abbiamo visto risorse materiali, economiche, finanziarie e sociali, cioè la discesa sul campo ci ha permesso di andare a individuare se ci sono degli altri soggetti che possiamo coinvolgere, e poi ci permette di andare. Ma in questo contesto, qual è la questione emergente? Qual è il problema prioritario? Cos'è che sta in primo piano? Evidentemente, in un contesto sociale ci sono tante questioni, no? Quello che diventa importante è dire qual è, in questo contesto del quartiere Paolo VI, il problema emergente, in primo piano, cos'è che è prioritario. Come dicevo prima, non è detto che tutti diamo la stessa priorità agli stessi problemi. Non è detto che ciò che per me è in primo piano, per gli altri lo sia, magari per l'altro, per gli altri, ciò che è in primo piano per me, per gli altri completamente nello sfondo. Quindi Betson appunto diceva che la mappa non è il territorio, cioè il come noi vediamo, il come noi concettualizziamo, ci rappresentiamo un contesto, non è il contesto, non esiste. Il quartiere Paolo VI non esiste, non è una roba esistente, esiste la nostra visione del Paolo VI, che è una cosa completamente diversa. Non so se, cioè non è, diciamo, non esiste nella sua oggettività, esiste nella nostra mente, nelle nostre menti, nelle nostre visioni, e quindi, come dire, vuol dire, come quando Besson diceva la mappa non è il territorio, è questo, cioè un territorio non è la mappa, e la mappa sono due cose completamente diverse. Si potrebbe dire che il territorio è l'insieme delle diverse mappe che noi abbiamo costruito. Oggi noi, facendo la discesa sul campo, cioè l'azione dell'andare, e guardate che questa discesa sul campo dobbiamo assumerla non nel senso del divertimento, perché l'animazione, cioè, fa le cose attive, ma è simbolica la questione, il fatto che noi andiamo nei territori, non stiamo, diciamo, in un ufficio, in un servizio, e decidiamo dall'esterno che cosa serve e cosa ne serve, ma in realtà siamo andati noi a incontrare. E questo, se per voi magari è una prassi ordinaria, molto spesso chi lavora nei servizi è molto chiuso nel proprio ufficio, nei propri ambulatori, nei propri, diciamo, strutture, e non va nel territorio, mentre in questo senso
quello che noi abbiamo fatto oggi simbolicamente è l'aver incontrato, l'essere andati, l'aver ascoltato, no? Ed è questa un'azione conoscitiva molto importante, che non sempre viene realizzato. Molte progettazioni sono progettazioni che si fanno a tavolino, che si fanno in astratto, che si fanno, come dire, per sentito dire. Quindi, come dire, noi a questo punto abbiamo questa mattina fatto un ragionamento sulle risorse soggettive di gruppo e ne abbiamo in questo senso individuate abbiamo individuato alcune, una risorsa che avevamo appunto vista è che alcuni di voi conoscevano il territorio, alcuni avevano delle competenze di scrittura progettuale, chi diciamo capacità di animazione sociale, teatro, coordinamento, saper manualità, creatività, avevamo fatto una mappa in questo senso di risorse. Dopodiché, dopo questa mappa, abbiamo fatto la seconda tappa che è partita oggi pomeriggio, è questa del contesto, in quale contesto noi siamo. La terza tappa che abbiamo, che iniziamo oggi, è quindi problemi. Quando dico un problema, cioè ciò che noi sentiamo su cui bisogna fare qualcosa, su cui è importante che dedichiamo, diciamo, il nostro pensiero su quella questione. Problemi, poi risorse sociali, risorse, quindi ne abbiamo visto soggettive, risorse materiali e così via, cioè dovremmo poi fare una distinzione. Allora, innanzitutto, come vedete, la prospettiva dell'animazione sociale e degli interventi sociali è sempre una prospettiva che ragiona sulle risorse e mai sulle mancanze, cioè è sempre nella logica di andare a trovare qualcosa che ci serve per fare qualcosa. E guardate che questo, diciamo, è un approccio molto importante, perché spesso chi lavora in campo educativo o in campo sociale è orientato a vedere le cose che non ci sono nelle persone, le cose mancanti, le deficienze. Non è una buona mamma, non è un buon papà, non è un bravo bambino, non è capace di studiare. Non è... Mentre quello che noi in questo momento stiamo proponendo è che l'approccio sociale parte invece su ciò che è una risorsa. Questo chiaramente ha un'origine, come diceva questa mattina Roberto, cioè tenendo conto che l'animazione sociale nasce in contesti deprivati culturalmente, è evidente che in quei contesti era necessario, è necessario ragionare sulle risorse, perché se ragionassero sulle mancanze non potrebbero fare assolutamente nulla. Quindi, come dire, l'approccio della progettazione sociale è un approccio che parte su ciò che costituisce un'energia, una forza, la risorsa. Che cos'è? La risorsa è, dal punto di vista etimologico, proprio anche dal verbo latino, ha un'origine del risorgere, del rinascere, del rigenerare. Se voi andate a vedere l'origine della parola risorsa, nel verbo, non nel suo sostantivo, è più collegata a risorgere, rinascere, rigenerare. Cioè qualcosa che aiuta i soggetti e i contesti a transitare da una situazione all'altra. Ed ecco perché la risorsa è ciò che permette un cambiamento. Allora, adesso qui non voglio farlo lunga, ma guardate che questo approccio sulle risorse è veramente un cambio di paradigma, perché molte volte gli approcci specialistici sono gli approcci che vanno a mettere in risalto soprattutto le mancanze, mentre qui noi stiamo ragionando sulle potenzialità delle situazioni, partendo dal presupposto che ogni contesto ha comunque delle potenzialità. Ogni contesto ce li ha. La questione, voglio dire, è che ciò che costituisce una potenzialità quale. Facciamo un esempio. Usare in questo senso un approccio sulla potenzialità potrebbe voler dire che il fatto che,
faccio veramente un esempio molto così, che mi è venuto in, che è, diciamo un esempio, non è che uno potrebbe dire in ambienti dove si ha la percezione che i cittadini che lo abitano, dove questi cittadini non si prendono cura dell'ambiente, possiamo vedere che il fatto che diano da mangiare dei cani randagi, il fatto che se ne occupino, vuol dire che all'interno di quel contesto ci sono comunque delle espressioni di cura, che sicuramente sono espressioni di cura che non sono, diciamo, magari sintoniche alle mie espressioni di cura, ma di per sé si esprime una cura. Allora potrebbe dire, ma perché non facciamo, voglio dire, un lavoro di gruppo di bambini e bambine che si prendono cura di questi cani, per poi transitare dalla cura di questi cani alla cura degli ambienti in cui questi cani possono essere, e così, sto veramente andando per libera associazione. E in questo senso l'ottica dell'animazione, certo che se io dovessi già partire dal prendersi cura degli ambienti, ma magari, e non pensando al contesto, mi verrebbero in mente altre cose. Mentre, diciamo, noi ricercare le potenzialità, e se in questo contesto, come mi è stato detto, addirittura alcuni si tassano per fargli castrare, per eccetera eccetera, dice cavolo, oppure per dargli da mangiare, per mettere e così via, potremmo noi partire dal il punto di partenza di un progetto di qualificazione urbana è fare un lavoro sui cani e con i cani. Dopodiché da lì, adesso veramente, e questo in questo senso l'ottica della... Perché dobbiamo guardare il contesto. L'importante, estremamente importante, guardare il contesto. E anche le risorse che quel contesto... Certo, certo. Sì, appunto, l'importanza di vedere il contesto con gli occhi delle persone che abitano quel contesto, perché in effetti, come diceva Francesco adesso, vedere appunto un territorio, appunto un quartiere dove i cani circolano così liberamente, dove appunto sempre che siano loro i padroni un po' degli spazi, potrebbe dare l'idea appunto di un degrado da contrastare, togliendo i cani dalle... Mi veniva in mente appunto che anche un progetto fatto a Bologna di lavoro di strada con i pancabestia, appunto che sono questi ragazzi, questi giovani adulti che vivono una sorta di randagismo per la strada insieme ai loro cani, la molla che ha consentito di creare una relazione con queste... questi ragazzi senza dimora che vivono per la strada insieme ai loro cani, è stata proprio il prendersi cura dei loro cani e il pensare, appunto, il partire da quello che per loro era la priorità, cioè la compagnia di questi cani con i quali condividevano la loro vita. E quindi appunto il discorso del, appunto, del coinvolgimento, dell'entrare in un territorio e provare a costruire un coinvolgimento e un possibile cambiamento parte proprio da riuscire a vedere e a sentire anche un territorio appunto con gli occhi, lo sguardo, i sentimenti di chi lo abita. E appunto questo non è facile perché, come si diceva prima, l'atteggiamento che ha un po' l'operatore sociale sia nelle barzellette ma anche nella realtà molte volte è proprio questo atteggiamento molto giudicante, no? Di una sorta di dover essere, come se la realtà fosse un qualche cosa da ricondurre a una norma, a un modello, a uno standard. Scusa, dimmi. Io non notavo la presenza dei cani perché siamo abituati in questo settore che anche nelle zone. Sì. Allora, come operatore sociale è un problema. Chiedo una mano su questo. Non notavo oggi una presenza eccessiva di cani. Parrà strano, ma in tutta questa zona, anche nelle zone estremamente centrali di Taranto città o di alcuni paesi, anche quelli meglio tenuti, come ad esempio Martina, abbiamo questa presenza massiva di cani. Allora, se neanche l'operatore sociale riesce ad accorgersi
di quella cosa che può diventare potenzialmente una chiave di volta, quindi un cuneo nel quale inserirsi per poi fare tutto ciò che dicevamo poc'anzi. Ecco, allora è un problema che forse va anche più a monte, anche un po' più grave nel caso nostro. Non so se sono stato chiaro. No, cioè, nel senso che se potessi spiegare un po' di più. Allora, ecco, cosa hai in mente? Mentre adesso facevamo questo esempio dei cani, benissimo. In realtà io non sarei mai partito da quello, poco male, non è un problema. Il punto è che, ecco, neanche io riuscivo a notare che quello poteva diventare una risorsa, perché siamo abituati a questa presenza dei cani, quindi, ecco, sarei partito da altri punti di vista. Quindi, come possiamo imparare come operatori anche a notare delle cose? Lo dicevo ieri sera mentre vedevamo il film, i pesci dell'acqua non sanno nulla. Siamo così immersi in questo contesto, tutto sommato, che per me è quello, mentre voi avete notato immediatamente, cioè, ma quanti cani ci sono qui? Io non, per me sono abituato, è così dappertutto, anche a casa mia, che non è magari questo quartiere, è un paese ben più tranquillo, se vogliamo, tra virgolette, eppure è uguale questo fenomeno qui. Anche il fatto di aver, secondo me, notavo questa cosa di... noi conosciamo Paolo VI, conosciamo questo quartiere perché ci viene raccontato dalle persone, anche perché abbiamo conosciuto le persone. Però oggi, per esempio, durante questa passeggiata ho avuto l'opportunità di guardare un contesto completamente diverso, no? E di guardare delle cose che non conoscevo. E infatti riflettevo rispetto a quello che diceva il dottor D'Angella, cioè che il guardare il contesto mi permette forse come operatore sociale di staccarmi dal problema e di guardare oltre, di guardare oltre il problema, per far sì che anche quelle cose che riesco a guardare oggi diventano delle risorse per fare un futuro anche progetto domani. Cioè anche il ecco, questo che ha detto dei cani, pensare di fare un laboratorio con i ragazzi, con i bambini che si prendono cura degli animali per poi creare con loro anche uno spazio per li accoglierli, anche questo può essere un progetto, non solo una ludoteca qui in questo contesto sociale. Questo è, riflettevo su questa cosa. Sì, nel senso che il discorso dei cani potrebbe anche non essere la leva per fare un processo, adesso non è che, no, ma appunto mi sembrava interessante, mi sembrava interessante il discorso che faceva quella mamma che mi ha molto colpito, non so se appunto tutti eravate presenti quando quella mamma è scesa dalla sua casa a incontrare questo gruppo che eravamo noi, che era un po' disorientata, però comunque... Le sue parole mi sono sembrate molto vere e la prima cosa che ha risposto quando gli abbiamo chiesto appunto che cosa manca in questo quartiere, le ha detto la civiltà. E quindi il discorso dei cani appunto potrebbe essere una leva per promuovere una civiltà, che la civiltà poi che cos'è? È un atteggiamenti di cura verso il prossimo, verso l'altro, verso il mondo. E invece qua abbiamo visto appunto che più che la cura c'è l'incuria, e l'abbandono e quindi il discorso appunto magari dei cani potrebbe essere un modo, un linguaggio che è il loro linguaggio di appunto di promuovere degli atteggiamenti di cura e di così anche di accudimento, di quindi questo mi viene in mente un po' questa appunto questa riflessione qua. Ma rispetto al discorso che diceva prima della questione dei cani, questa questione dei cani sta diventando, ma perché è un esempio? No, un esempio... No, perché... Però è quello che mi sembra importante dire che... cioè, come dire, che non è che i problemi... diciamo sociali si costruiscono collettivamente, quindi e che quindi è un incrocio di sguardi, di
percezioni, no? Quindi è evidente che per voi fa parte del paesaggio urbano, per noi non fa parte, quindi è un po' quello che dicevo prima della mappa non nel territorio. Questo ci dice quindi che diventa importante nella progettazione sociale questo coinvolgere più soggetti, più attori, perché lo sguardo di molti fa vedere dei paesaggi più ricchi, più articolati, più compositi, no? Poi c'è tutto il problema, per andare anche verso un po' la chiusura, perché adesso comincio un attimo a essere stanco, cioè, il passaggio che faremo sostanzialmente domani rispetto a questo problema, adesso mi devo rimettere sto coso, sto aggeggio malefico, dicevo, il passaggio più critico per che vedremo domani è il fatto che noi abbiamo detto, no, che ci sono dei problemi, in questo caso il problema è i cani, ma per qualcun altro il problema sono i campi. E allora la grossa, diciamo, questione, e quindi poi dovremo dire rispetto ai problemi dei cani, quali risorse noi abbiamo per trattarlo, che risorse, diciamo, sociali, eccetera, eccetera, o problemi nei campi e così via. Quello che, diciamo, l'elemento poi che questa, dicevo, visualizzazione dei problemi, e il fatto che poi per alcuni quei problemi sono, per alcuni, per esempio, il problema dei cani è un problema importante, per altri non lo è, e, diciamo, il passaggio successivo è tutta la questione poi della negoziazione. E qui, cioè, nel senso che poi dobbiamo negoziare, quindi cosa vuol dire? Che per esempio noi dovremmo fare una mappa dei problemi, sicuramente ciascuno ha visto e vede problemi molto diversi, ma poi, diciamo, la questione è che poi non è che possiamo lavorare su tutto, no? Dobbiamo metterci d'accordo su quali di questi 10, diciamo, problemi dobbiamo o possiamo intervenire. E lì si apre a una parte di negoziazione, cioè di confronto-scontro tra le diverse visioni dei problemi e tra le diverse visioni dei contesti sociali dove noi pensiamo di agire. Questo, diciamo, apre a una parte molto, molto critica e molto importante della progettazione sociale, perché la negoziazione fa sì che molte volte produce degli abbandoni, nel senso che poi se questa negoziazione diventa una negoziazione troppo conflittuale, troppo contrappositiva o escludente, espulsiva, fa sì poi che alla fine si rimane in 2 o 3 persone sul progetto e quindi non si fa niente. Allora, come dire, la parte della negoziazione è una parte importante. Allora, il lavoro che faremo domani sarà proprio su questo tema della negoziazione, perché penso che oggi la questione, le difficoltà più grosse relative alla progettazione sociale è su questo tema della negoziazione, nel senso che più noi lavoriamo in contesti con scarsità di risorse, più abbiamo bisogno di tanta idealità per poterci stare, idealità nel senso di grandi valori, ma più siamo animati da grandi idealità, meno riusciamo a negoziare. Non so se è chiara l'equazione. Cioè, in contesti di grande difficoltà abbiamo bisogno di grande spirito, che possono essere uno spirito dettato da un credo religioso, uno spirito dettato da valori politici, uno spirito dettato da valori etici, ma sicuramente abbiamo bisogno di una grande, diciamo,
passione, motivazione, desideri e così via, perché se no questo, se non, cioè questo diventa l'energia più grande per stare nei contesti. Ma allo stesso tempo le passioni, se da un, come diceva un filosofo, diceva che le passioni, se da un lato ci aiutano a agire, nello stesso tempo con le passioni si fanno le guerre e quindi alla fine ci si distrugge reciprocamente. Quindi è un po' la stessa cosa, cioè abbiamo bisogno di grandi idealità perché se no non partiamo, ma allo stesso tempo molte volte nella progettazione sociale queste dimensioni di grandi idealità diventano motivo di scontro molto forte, di, per esempio per chi di voi ha esperienze di volontariato è un classico, dove... Ma no, ma io adesso, per carità, non si vive, c'era un vecchio non si vive di solo pane, voglio dire, quindi... Però certamente, secondo me, è un nodo critico, perché, cioè nel senso che io, voglio dire, come chiamava prima, stamattina Roberto, del desiderio disastro è un po' questo, cioè nel senso che se non hai desideri, se non hai, come diceva Kant, il cielo stellato sopra di me, dentro di me, non vado da nessuna parte. Ma nello stesso tempo però, se voglio dire, rischiamo, con le stelle ci possono accecare, quindi non poter vedere che gli altri hanno altri cieli e così via. Quindi, come dire, il problema critico che vedremo domani è sul tema della negoziazione. Perché? Perché la negoziazione è un punto cruciale, cioè della progettazione. Però questo lo vediamo domani, faremo dei role playing, quindi entreremo nel tema della negoziazione. Per provare in questo momento a fare sintesi per congedarci. Allora, quello che volevamo, l'impostazione che abbiamo dato io e Roberto, anche per le condizioni ambientali contestuali in cui ci siamo trovati a lavorare, è stata un po' questa idea di far sperimentare passo dopo passo quello che è un processo di progettazione sociale. Quindi non tante teorie, slide, schemi, modelli, flowchart, tutte queste cose qua, ma di sperimentare due o tre cose, perché pensiamo che l'apprendimento dall'esperienza sia più funzionale al processo. Poi mi sembra che l'apprendere dall'esperienza sia anche un po' sintonico in questa idea dei laboratori. La prima cosa su cui abbiamo centrato è che una progettazione sociale, ovviamente quando si fa animazione sociale si ha in mente un progetto, quindi animazione sociale non è improvvisazione, animare un territorio non è improvvisare un'azione. Come richiamava appunto Roberto oggi, non è che l'animazione, è l'idea che noi abbiamo, l'animazione non è il club mediterraneo dove, adesso sono pure in crisi, quindi, dove si fa ludicità, e animazione, animare un territorio vuol dire dotarsi di un progetto. Dotarsi di un progetto che non è dettato da uno, ma dettato da un gruppo, da un collettivo. Ed ecco, animare, cioè il significato etimologico è dare vita, dare fiato, dare sociale, che è il socius, cioè l'insieme di aggregati sociali. Non si fa animazione sociale da solo, si fa insieme. E diciamo, per fare un progetto, per animare socialmente un territorio, bisogna dotarsi di un progetto, di una progettualità. E quindi animazione sociale ha bisogno di una progettazione sociale. Questo è il punto su cui noi abbiamo cercato di lavorare. Quindi il primo punto è animare un territorio o rigenerare un territorio implica dotarsi di un progetto. Di un progetto appunto che deve essere sociale, cioè non fatto da uno ma da un gruppo, da un collettivo. Ora, abbiamo detto quindi che il primo punto per dire ma quale progetto noi possiamo darci? È come si dice, ci mettiamo attorno a un tavolo e diciamo ma noi che progetto possiamo darci? Che cosa possiamo fare insieme? Che cosa possiamo creare in questo luogo, in questo spazio? Quindi si dota di un progetto.
Il primo punto che noi abbiamo sottolineato è questo tema del bilancio delle risorse. Cioè, diciamoci, noi come gruppo, come socius, come collettivo, di cosa siamo dotati, di cosa possiamo, quali sono le energie, le forze che possediamo come gruppo per agire in questo contesto. E quindi abbiamo fatto questa mappatura delle risorse che possediamo come gruppo, provando in questo senso a individuare per ciascuna risorsa chi ne è portatore. Questo dicevamo questa mattina, che se questo bilancio delle risorse per noi diventa cruciale oggi, perché stabilisce un vincolo, ma come noi sappiamo ciascun vincolo è una possibilità, perché la vincolarità, il vincolo, il limite, che il limite è dato da questa mappa qua, no? Per esempio non potremmo fare un'azione di animazione in inglese, perché nessuno qui ha detto che conosce l'inglese. E quindi, voglio dire, questo è un vincolo, ma è una possibilità, nel senso che non andremo a fare delle progettazioni realistiche. Non potremmo qua dire facciamo un laboratorio di moda, perché nessuno qui ha detto che si occupa di moda. Ma potremmo fare un laboratorio di diciamo teatrale, un laboratorio di danza, di teatro, o potremmo scrivere, fare un giornale, perché alcuni hanno detto che sanno scrivere. Allora, come dire, in questo senso, dicevamo, diventa molto importante questa mappatura delle risorse che abbiamo qua. E dicevamo che questo, in questo momento storico, è un punto essenziale per poter fare progettazione sociale. Io poi pensavo che forse questo aspetto che noi stiamo sottolineando qua, forse mentre mi dicevo che forse voi qui al sud siete più abituati a questo ragionare su ciò che avete a disposizione, mentre magari questo per chi è del nord, che era diciamo, deve in questo momento transitare da una situazione in cui delle risorse c'erano, oggi sprecate in molte situazioni, ma oggi invece anche lì, quindi voglio dire, forse mi dicevo, forse noi stiamo sottolineando un aspetto che deriva dalla nostra esperienza in altri contesti, magari qua è già un esercizio già ampiamente, come dire, esercitato. Però ecco, un punto cruciale è dirci comunque, ma tra di noi cosa siamo capaci, cosa possiamo fare, indipendentemente da cosa ci potranno dare, da che cosa altri ci potranno consegnare. E quindi abbiamo fatto questa mappatura, poi abbiamo detto benissimo, ma per fare un progetto non ci sono solo le risorse soggettive, ma risorse anche materiali, quindi il fatto che per esempio siamo all'interno di questa struttura, ci sono degli spazi, dei tavoli, ci sono delle strumentazioni tecnologiche e così via, risorse economiche e finanziarie, abbiamo bisogno di un capitale finanziario, per risorse sociali si diceva oltre a noi, di questo gruppo, ci sono altri all'esterno del nostro gruppo che possono essere una risorsa. Si faceva l'esempio di quel progetto che avete fatto con le macchine di questa azienda privata di macchine fotografiche, che ha messo a disposizione le macchine fotografiche, quindi questo ha mobilitato così. Quindi primo punto, mappatura, risorse del gruppo, risorse materiali. Secondo passaggio che abbiamo fatto dopo le risorse, la questione è che il progetto sociale, la progettazione sociale è una progettazione che si dà sempre all'interno di un contesto, di un luogo storico, cioè nel senso, Paolo VI avete visto nelle interviste, le persone abitanti di questo territorio, tutti ci hanno tenuto a raccontare un pezzo di storia. Poi ci sono delle cose che dal punto di vista storico non combaciavano tanto, ma però perché ogni narrazione è una ricostruzione, quindi c'è una dimensione storica che è importante, sociale, nel senso che il modo di vivere, di stare, è specifico di un contesto, ciò che
e diciamo economico, perché economico non nel senso solo monetario, ma di capacità del creare produttività insieme, no? Creare in questo senso, generare insieme qualcosa, no? E che questo è anche in qualche modo specifico. Dopodiché si diceva il progetto è contestuale, quindi abbiamo fatto una discesa sul campo, una ricognizione, un capire che contesto siamo. E quindi qui, quindi secondo passaggio, dove avviene l'azione, dove noi stiamo progettando, che caratteristiche ha, questo per questa ricognizione ci serve per capire quali sono i problemi su cui noi siamo chiamati a progettare delle azioni. Allora, molto spesso, perché questo passaggio risorse, contesto, problemi, molto spesso noi, nella progettazione sociale, si fanno, il passaggio diventa risorse, problemi, senza fare la ricognizione sul campo, dove in quel caso lì sono delle progettazioni autoreferenziali, cioè che sono più frutto della nostra testa, mentre quello che diventa importante è questo tema della regione sul campo. Ora, quindi terzo, quindi abbiamo detto risorse, contesto, messa a fuoco dei problemi, che è quello che abbiamo iniziato, adesso accennato oggi. Il quarto passaggio che faremo domani è quella della negoziazione sui problemi che riteniamo prioritari. Domani lavoreremo sempre in quest'ottica laboratoriale, faremo un role playing di un gruppo di progettazione. Vi chiederemo, per un po' per accelerare un po' i tempi, se magari chi ha voglia di provare 3 persone che provino a elencare quali sono i problemi che sono stati visti nella ricognizione, in maniera tale che domani, quando faremo role playing, inizieremo già con qualcuno che propone dei problemi, quindi questo accelererà. Chi è che ha voglia di pensarci? 3 persone. Chi è che c'è domani, tra l'altro? Come? Lei? Perché domani il problema è che potremmo avere anche altre persone, poi, tra l'altro. Vabbè, per quello è a maggior ragione bisogna che... Carla? Ma però si vedono questi video, non c'ho ancora capito. No, perché Roberto proponeva dei video, ma io non ho ancora capito se questi video si possono guardare oppure no. Ci saranno persone nuove per aiutarle. Quindi allora, intanto c'è lei, poi. Ok. No, perché domani, siccome c'è... Vabbè, comunque io direi così, Roberto, però bisogna... ciascuno, chi è che ha video registrato con il telefonino? 1, 2 e 3. Provate a casa se si riesce a scaricarlo su una chiavetta, e quindi poi collegando la chiavetta si dovrebbe vedere, si dovrebbe o no? Si dovrebbe. Si dovrebbe, perché non si intende da me. Allora, facciamo così, oltre alla chiavetta portate direttamente il computer. Già scaricato. E il computer che non ce la fa, perché il video è di alta qualità. Quindi magari ciascuno venga qua. Certo. L'audio e il video. Portate anche. Chi è che almeno, vabbè, uno, due che. Ok. Eh no, però dice che il problema è. Però lui dice che c'è un problema, come dice il tecnico, che quel computer lì. Il mio. Il suo. Un Mac. Non so se.
Il suo Mac funzionerebbe? Potrebbe andare bene. Comunque lei ha detto che porterebbe il computer. Allora lo scarichiamo. Ok, allora, quindi rimaniamo d'accordo che domani lavoriamo sulla negoziazione. Partiamo da o una verbalizzazione dei problemi o una videoregistrazione dei problemi, da qualche parte inizieremo e lavoreremo sulla negoziazione. Ok? A domani, grazie.